Presidente Piglia, un momento importante, 65 nuovi autobus che entrano nella flotta dell'Ast con la prospettiva nel prossimo futuro di rinnovare tutta la flotta di oltre 800 mezzi. Un appuntamento importante per interconnettere la Sardegna al suo interno. Sì, questa interconnessione è quella fondamentale, essenziale, dobbiamo connetterci verso l'esterno naturalmente, verso Roma, Milano e tutto il resto d'Europa, dobbiamo però essere molto connessi anche all'interno, altrimenti facciamo discorsi sulle zone interne, sul portare i turisti verso esperienze archeologiche, culturali, paesaggistiche, ma se non abbiamo un trasporto pubblico che funziona con autobus più che decenti diventa difficile farlo, quindi siamo molto consapevoli che oggi abbiamo iniziato una cosa che in poco tempo cambierà completamente la flotta, rendendola davvero molto più dignitosa, con la quale turisti, ma devo dire naturalmente anche i sardi e soprattutto i nostri studenti devono muoversi ogni giorno e vogliamo che si muovano in condizioni molto migliori di quelle attuali. Si inaugura la flotta qua a Nuoro. È un simbolo, insomma, di attenzione alle zone interne e ai problemi che hanno di mobilità. Dicevo proprio questo, la Sardegna ha bisogno di connessioni soprattutto per connettere le zone interne alle coste, le coste alle zone interne, le aree urbane alle aree rurali e così via, perché la Sardegna è una e deve avere tutta la sua varietà e non può subire flussi migratori verso le coste perdendo una specificità che è assolutamente fondamentale mantenere intatta. Bisogna fare tante cose, dalla videosorveglianza per dare la sicurezza ai territori, da tutto il progetto di scuola che ha lavorato molto per dare scuole dignitose, ma il trasporto è un pezzo essenziale. Quindi siamo molto contenti di iniziare da Nuoro questo rinnovamento integrale della flotta che porta molte decine di migliaia di persone ogni giorno in giro per la Sardegna. Speriamo di farlo sempre meglio.